Anticipazioni il paradiso delle signore. Stefania capisce che Gloria è sua madre. Nel paradiso delle signore non mancano molte volte misteri e segreti. Uno dei più importanti delle ultime puntate è proprio quello che Ezio sta nascondendo. L'uomo non ha mai rivelato a Veronica che sua moglie è ancora viva e dunque lui non è vedovo e non ne è a conoscenza nemmeno Stefania. La giovane Colombo però potrebbe presto intuire la verità grazie a un particolare. Ecco che cosa sta per succedere. Nelle prossime puntate del Paradiso delle Signore, le festività natalizie saranno al centro dell'attenzione. Flora ha deciso di partire e trascorrere un periodo di vacanza negli Stati Uniti dopo aver rinunciato almeno per il momento a sporgere denuncia contro Adelaide e Umberto. Salvatore non passa un Natale felice a causa della decisione drastica che Anna ha preso sul suo conto, mentre Agnese può essere finalmente più serena dopo aver raccontato ai suoi figli la verità su Giuseppe. Per le trame però è fondamentale soprattutto il Natale di Gloria, Ezio e Stefania. In particolar modo la Moreau decide di portare al paradiso dei sacchettini che profumano di sandalo. Le Veneri restano entusiaste dall'idea e gradiscono particolarmente anche l'odore che viene sprigionato. Successivamente però lo sente anche Ezio. L'uomo ne resta ammaliato e fissa Gloria negli occhi in maniera molto particolare. È facile intuire già da questo momento che il profumo ha a che fare con il passato e che Ezio non è mai riuscito a mettere da parte i suoi sentimenti per Gloria. Anche per la Moreau è lo stesso, anche se la donna è come sempre costretta a mentire. Dopo le domande delle Veneri, Gloria risponde che l'odore di sandalo è legato al suo passato in Francia e per questo motivo vi è così legata. In realtà, come si viene a sapere successivamente, il sandalo era una traduzione che apparteneva a lei, Ezio e Stefania, quando erano ancora una famiglia. Intanto, come svelano gli spoiler, Ezio conferma con i suoi comportamenti di essere innamorato di Gloria. Gemma esprime il desiderio, in occasione del Natale, che la relazione tra Ezio e Veronica venga regolarizzata. Colombo sembra apparentemente favorevole, ma ovviamente sa che non può sposarsi perché ufficialmente lo è ancora. Così decide di chiedere a Gloria un falso certificato di morte che gli permetterebbe di convolare a nozze con Veronica. Con il trascorrere degli episodi però Ezio appare sempre più pentito di questa richiesta e soprattutto ben poco intenzionato a sposarsi con Veronica. Gli odori che ha sentito al magazzino hanno risvegliato in lui diversi ricordi e ora la sua intenzione sembra essere quella di recuperare il passato. Contemporaneamente al centro della vicenda c'è anche Stefania. La ragazza sta vivendo in famiglia in maniera serena ed è felice di andare finalmente d'accordo anche con Gemma, dato che l'inizio della loro conoscenza era stato piuttosto burrascoso. La Colombo però ignora che una delle sue più care amiche, ossia la stessa Gloria, è in realtà sua madre. Secondo alcune indiscrezioni, la verità potrebbe finalmente venire alla luce. Mentre si trova al paradiso, infatti, Stefania sente l'odore che i sacchetti sprigionano e ne parla con Gloria. Il profumo però le risveglia delle strane sensazioni che non sono altro che ricordi infantili. Stefania inizia lentamente a ricordare tutto, ma ovviamente non ha certezze su quelle che al momento sono soltanto sensazioni. Intanto dall'altro lato c'è Gemma che continua a spingere per un matrimonio tra Ezio e Veronica. È improbabile che Gloria riesca a ottenere un certificato di morte falso e inoltre non ha nemmeno intenzione di procurarselo, essendo ancora innamorata di Ezio. Inevitabilmente, come sempre accade, tutti i nodi vengono al pettine e Veronica è destinata ad accorgersi che il suo compagno in realtà non è vedovo, come le aveva sempre raccontato. Da questo momento in poi non ci vuole molto prima che anche Stefania venga a sapere che sua madre è ancora viva. Dopo aver scoperto questa verità, Ezio non ha motivo per tenere nascosta alla Colombo l'identità di sua madre, che comunque vorrebbe senza dubbio saperla. La relazione con Veronica però sarebbe finita e da quel momento Ezio avrebbe la possibilità di vivere liberamente il suo amore con Gloria, malgrado i tanti segreti e problemi del passato. Sembra quindi probabile che prima della fine delle feste natalizie, Stefania abbia un'intuizione proprio grazie al profumo di sandalo, che è stato il simbolo della sua infanzia.
Voi che cosa ne pensate? Credete che presto Stefania potrà stare con sua madre? E come prenderà questa notizia inaspettata? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti!